Buongiorno e buonasera dal vostro Zuinito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua su Angels of Death, un gioco che ho sempre voluto portare sul mio canale, però purtroppo era sempre rimasto in lingua giapponese. Finalmente ha ottenuto una traduzione inglese ufficiale, però a pagamento. Infatti il gioco mi è costato 10 euro, il doppio rispetto alla remastered di Mad Father, e spero che siano soldi ben spesi. Anche perché qua, leggendo 4 episodi, dovrebbe essere molto molto lungo. E questa cosa mi preoccupa anche per certi aspetti, perché se con Pocket Mirror non riuscivo a terminare la serie, figuriamoci qua. E iniziamo subito con il primo episodio. Noto proprio che ha un new game, load game, unico, quindi ogni episodio è come se fosse un gioco a sé stante. Incredibile. Io mi aspetto un grande lavorone da parte della persona che ha creato questo gioco. Voi vi ricordate quando portai sul vecchio canale Forest of Drizzling Rain? Che prima o poi dovrò riregistrarlo sul canale, perché se non lo sapevate è stato ritradotto in inglese con una traduzione molto più fedele, e quindi prima o poi lo rifarò. Mamma, mi sono emozionato, raga. Ho dovuto aspettare circa 3 anni per poterlo giocare, perché poi in Giappone ha avuto molto successo. Ok, controlliamo una loli. Ma va, è ormai una cosa classica in qualsiasi mio gameplay. Ok, si è appena svegliata. È notte, c'è la luna piena. Dove sono? Ah, ero all'ospedale. Ah, giusto, sono piuttosto sicura che ero ad una visita medica. Ad ogni modo, devo sbrigarmi e trovare mamma e papà. Oddio, chissà chi l'avrà catturata. È molto strano che si trovi qui. E non sembra neanche reale. Mi piace molto vedere che la protagonista è una loli. Rachel Gardner. Ma chiamiamola Ray per comodità. Dobbiamo andarcene, però io credo che non sarà così facile. C'è una sedia bianca davanti a noi. Mica qualcuno ci osservava mentre si dormiva? Questo non è lo stesso ospedale di prima. Già la cosa non mi piace. Fantastico. Non posso attraversare... come cavolo faccio qui? Mi serve una chiave magnetica. C'è qualcosa scritto sul muro. Chi sei tu? Per saperlo devi trovarlo da te. È la tua vera personalità? O è la tua personalità desiderata? Un angelo? Un sacrificio? Conosci te stessa. Il cancello si aprirà. Iniziamo già con gli enigmi. C'è una macchina con una tessera dentro, però non si può cacciare fuori. Credo che questa tessera serva per aprire il cancello che abbiamo visto poco fa. E c'è un computer spento. Non lo possiamo accendere. Oh, c'è il riflesso di lei. Ah, ok, specchiandomi ho acceso il computer. Fantastico. Devo rispondere. Nome? Rachel Gardner. Età? 13. È molto piccolina. Cosa stai facendo qui? Sono piuttosto sicura che ero all'ospedale. Quando mi sono svegliata ero qui. Perché? Perché l'ospedale? Ho visto qualcuno morire. È accaduto esattamente di fronte a me. Quindi sono stata portata qui per una terapia? Una psicanalisi? Sarebbe un servizio di assistenza psicologica, ragazzi, perché lei
essendo molto piccola, magari ha subito un trauma. Vedere una persona che muore davanti a te. Cosa farai adesso? Lasciare questo posto? Voglio vedere mia mamma e mio padre. Ok, abbiamo dato i dati che il PC richiedeva e abbiamo ottenuto la tessera. Posso uscire da questo posto se lo uso? Mi chiedo ancora cosa significhi... Ah, che il gioco ha avuto inizio. Oh, oh, non è che adesso succede qualcosa, raga! Ah, devo fare così. Vabbè, vedo un po' cosa conteneva la sua borsa. Dai, apriamo! Che non voglio rimanere qui un secondo di più. C'è anche un ascensore. Può salire soltanto in alto. Cosa sono queste campane? Che cosa, la ragazza è un sacrificio? Oltre giace l'area di gioco. Il cancello adesso si aprirà. Che cacchio di annuncio è stato fatto? Credo che sarà un gioco molto molto brutto. Prendiamolo. Non ci resta altra scelta da fare. Piano B6. Sono dentro un edificio? C'è qualcosa che non quadra qua, eh. È tanta immondizia. Le strisce pedonali. Non so a che servono, ma va bene lo stesso. Che era sto rumore? Devo sbrigarmi. Non riconosco questo posto. Perché sono qui? Oh, c'è un giornale. Leggiamolo. Un omicidio spericolato. Il corpo di un maschio è stato trovato. Però non possiamo leggere né data né la via. Anzi, ci stanno dei dettagli sul corpo. A quanto pare è pieno di ferite belle grosse, inflitte tramite una lama affilata. Ai 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 ai. Addirittura dallo scorso mese ci sono stati diversi omicidi di questo tipo. Allora abbiamo a che fare con un serial killer. Un articolo riguardo un omicidio. Ah, ecco, è meglio non entrare lì perché è tutto buio. Lame. Che significhi debole? C'è una porta ma è chiusa. Ma allora, raga, vi giuro, sono saltato soltanto per il rumore della porta. Perché sono talmente in ansia, perché mi immagino questo serial killer che mi appare davanti e mi vuole affettare e vendere le mie budella al mercato nero. Del sangue. Che cosa bella! E vai! Dove cavolo siamo finiti, raga? Porca miseria. È quello che penso. Hai capito perfettamente, sangue. Ho tanta paura. Ah, possiamo passare per di qua. Una pala. Però è pesante, non la possiamo prendere. Allora scusami, che siamo andati a fare qui? La porta è chiusa, ma non c'è neanche il lucchetto. Questa è l'uscita di emergenza. Come facciamo ad aprirlo se non c'è il lucchetto? Dobbiamo vedere un po' in giro, raga, e cercare di aprire sta porta. Che poi oltre ci dovrebbe essere anche un ascensore che magari ci porterà ancora più sopra. Io però mi aspetto un jump scare, eh? Apriamo la porta, no, è chiusa. Comunque raga, il gioco a me sta piacendo veramente tanto, non so a voi. Ah, di qua poteva andare. Stanno gli armadietti.
nulla di interessante. Che è sta cosa? Raga, ma lo vedete anche voi sta cosa che svolazza? Che è? Ah, è un uccellino! Che sta facendo in un posto del genere? Vieni qua! A quanto pare è debole. Forse ha bisogno di mangiare. Ah. No, non abbiamo nulla da dargli. Che poi... ci avete fatto caso che è pieno di... telecamere? Possiamo andare di qua? Sì, questa volta possiamo passare. No! Altro sangue, porca miseria! Ah, un altro corpo è stato trovato. Un residente è stato trovato nelle vicinanze di un vicolo di un paese. Si crede essere un adolescente, ma la sua identità è sconosciuta. Il corpo ha anche diverse lacerazioni. Ed è di nuovo un omicidio, presumo sempre dallo stesso serial killer. Bisogna stare molto attenti, perché poi ci sta del sangue qui. Ma schifo, vai a camminare nel sangue, bellissima. C'è qualcosa nel buco. Oh, una chiave. Che porta aprirà? La porta a sinistra non ha un lucchetto, quindi deve essere per l'altra porta. Per forza. Che cosa? Ci sta qualcuno che ci aspetta su tutti i piani? Ok, quindi non ci resta purtroppo che affrontare questo qualcuno? Graffiti. E vai! Cosa troveremo qua davanti? Altro sangue! Non è una novità. Che schifo. Ma non possiamo, no. Non possiamo interagire. Un serial killer. L'avete capito soltanto ora? John Smith? Ah, ok, un altro che è morto. Basandoci sulle ferite, a quanto pare è il lavoro di un serial killer che ha scosso questa città, questo paese. Era uno che lavorava in fabbrica. L'incidente si è verificato lo stesso giorno quando lui aveva detto, in maniera molto eccitata, ai suoi collaboratori che stava per ottenere una nuova auto. Io sono dentro un edificio, non è vero? Raga, immaginate se siamo nella fabbrica! Oddio, santissimo! C'è nulla di che negli armadi. Forse è meglio così. Raga, a quanto pare siamo nella fabbrica. E a me questa cosa non piace per nulla. Nulla di interessante. Aspettate un attimo, abbiamo ottenuto... ah, un sacchetto di snack. Ma mica dobbiamo darlo all'uccellino? A quanto pare sì, quindi ora non ci resta che tornare indietro. Era da un bel po' di tempo che non giocavo ad un gioco creato con RPG Maker horror puro puro. Non mi sto pentendo di aver speso 10 euro. Il gioco mi sta piacendo veramente tanto. Tanto di cappello, eh. Pure che sbaglio strada, mannaggia a me. Prendi uccellino, riempiti il pancino. Lo mangerà? Ma sbaglio o ha l'ala? Sì, è ferito. Perde sangue dalla sua ala. Aia. Bravo uccellino, mangia tutto quello che puoi mangiare. Ah, adesso gli cura l'ala. Ma
Ah, sono preoccupato, quindi tu verrai con me. Ottenuto, uccello ferito. Qualcuno mi deve spiegare come cavolo ha fatto a prendere questo uccello e dove metterlo poi. Lo so, raga, ogni volta che dico queste cose sembra sempre un doppio senso. Non è colpa mia, sappiatelo. Che è sto rumore? Proviene dal passaggio dall'altra parte. Cos'è quel suono? Sta spaventando l'uccellino. Raga, io provo, eh. Oddio. Si è chiuso il passaggio. No, devo uscire da qui. Dove mi porta? Va bene, non essere spaventato. Aspetta, ah, dobbiamo seguirlo. Non essere spaventato, lasciamo questo posto insieme, va bene? È una loli premurosa. Vieni qui! Oh no! Ha acceso l'uccellino! Ma chi è sto coso? Ma questo è l'assassino? Vuole pulire quel suo sguardo compiaciuto dalla sua faccia. E si deve anche arrendere alla disperazione, ma anche no. Ok, ti darò 3 secondi a partire da adesso. Quanto lontana potrai correre? Adesso piangi, urla e prega per la tua vita. Mostrami la disperazione sul tuo volto. Sì, di più. Zack. Ah, almeno sapevi il suo nome. Eppure che non metto a correre. Mannaggia, l'ha uccisa. Ma è velocissimo. Ma poi ha una falce. Questo è il serial killer. Porca miseria, ma è un professionista. Chissà perché i giapponesi sono fissati a mettere le loli contro degli spietati serial killer. Mamma, sono entrato. Allora, andiamo di qua. Ok, devo nascondermi da qualche parte. Io credo nella scatola dove stavano i snack nel sacchettino. Proviamo subito. Ti prego, fa che non ci trovi qua dentro. Dove diavolo è andata la signorinella, per non dire un'altra brutta parola? Questa stanza? Merda, è chiuso. E suppongo che dovrò sbloccarlo. Ah, ha aperto la porta. Ma che te, una specie di chiave universale? È andato via? Dite che se vado di là mi ammazza? Spero che non torni indietro. Devo fuggire da questo posto prima che mi trovi. Se dovesse acchiapparmi. L'uccello. Quello ha fatto una brutta fine. E infatti non possiamo andare di là. Però lui è riuscito ad aprire la porta. Che ha le chiavi per tutte le stanze. Morto purtroppo. È stato tagliato in due. Ah, l'ha preso perché gli vuole dare una degna sepoltura. Dobbiamo fare la tomba per l'uccellino, raga. Prendiamo la pala. Ok. È una bambina molto molto dolce. Tu non sei il mio uccellino. Non in questo modo. È così crudele. Ti aggiusterò, uccellino. Ah, l'ha ricucito. Meno male che lei ha un fegato d'acciaio. Mamma mia.
È anche vero che nei giochi giapponesi le loli sono sempre potentissime. Non hanno paura di nulla. Ah! È uscito qualcosa dal suo stomaco. Una chiave. Perfetto ragazzi e ragazze, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto e che abbiamo avuto a che fare con un serial killer psicopatico con una falce. Spero che riusciremo a sopravvivere fino alla fine. Se volete commentate in base a quello che avete visto, spero che vi stia piacendo, perché era anche da un bel po' di tempo che non registravo un gioco creato con il RPG Maker dall'atmosfera classica horror. Detto questo vi saluto, grazie come sempre per tutto il vostro supporto e noi ci risentiamo nei futuri video. Bye bye!